Attenzione al fallo fischiato da parte del direttore di gara e poi il pallone calciato verso la porta di Citterio da parte di Galbiati Biasolo vicino al gol dopo 1:52, almeno protesta da parte della Cilisone per l'intervento su Brambilla. Azione di Rossi, alla fine Gigante, Gennarelli e poi il centravanti ancora Cassamagnaga che calcia con il destro fuori non moltissimo dalla porta di Citterio. Occhio poi al sinistro da parte di Rossi, poco dentro l'area di rigore al 17esimo. Cavallari, il numero su Testini, Cavallari sinistro fuori. Prima conclusione del Lissone di una certa pericolosità, 32esimo. Galbiati alza lo sguardo, palla dentro per un Caccialiga anticipato al momento della conclusione da Brambilla, praticamente una parata davvero per lui, un intervento determinante, 36esimo. E dopo un minuto di recupero arriva il fischio del direttore di gara, tanto pressing, tanti errori e anche poche emozioni, questa è la sintesi di un primo tempo che si chiude qui a Biasolo, sullo 0-0. Nel corso della ripresa dunque, battuta di Sansonetti, smanciata di Biazzi, Castelmare di prima intenzione, occhio al pallone che rimane lì con il destro di Brambilla, la parata di Biazzi, 49 secondi della ripresa. Centemero e poi il tacco di Sansonetti, traversone che arriva in questo momento da parte di Brambilla, Testini con il colpo di testa ad evitare la girata di Cavallari. Rossi sulla faccia sinistra e poi Gennarelli, la deviazione che dice per Mosca, partita davvero che sta alzandosi di tono, occasionissima per il Biasolo, 14esimo. Pallone verso Sansonetti che addomestica bene il pallone dentro l'area di rigore, Sansonetti con un tiro cross, Biazzi che di fatto controlla. Rossi, Gennarelli e poi il destro con la deviazione da parte di Citterio in angolo. Ecco ancora Gennarelli con il suo destro deviato da un difensore dopo che la difesa della Cilis è stata un po' a dormire sul corner. Tutto pronto per la battuta di Centemero, il pallone che rimane lì con Biazzi che sicuramente ha salvato il risultato, poi pallone che si è impennato senza il tocco di nessuno. Cavallari ruba il tempo al diretto marcatore, il destro poi di Supa che si perde lontano dai pali di Biazzi. Ed eccolo qua che arriva il segnale di chiusura da parte di Lotito, grande opportunità per il Biasolo nel secondo tempo, il palo di Gennarelli e poi l'occasione a porta vuota di Mosca, unico grandissimo brivido di questo derby. Biasolo e Cilisone chiudono sul sintetico 0-0, la loro quinta fatica del campionato. C'era un po' troppa tensione nei ragazzi, quindi loro diciamo che hanno avuto una prevalenza in campo pur non giocando un grandissimo calcio, però comunque sono stati molto più pericolosi di noi.
Poi secondo tempo, secondo me è cambiata completamente la partita, ci siamo sbloccati, tanto è vero che abbiamo provato fino a fine a vincere, mentre negli ultimi minuti loro cercavano di tenere lo 0-0. Noi non siamo abituati a giocare per lo 0-0, l'abbiamo dimostrato, però sicuramente c'è da migliorare. Per assurdo, però, dalla ripresa hai rischiato di più con quel palo e con quel gol mancato, si può dire. Sì, assolutamente, loro hanno avuto un'occasione clamorosa. C'è da dire che non ne abbiamo avute due o tre, una con Brambilla ha tirato un po' in bocca al portiere, una sulla punizione di Centemero, l'azione personale di Centemero che se scarica su Motta probabilmente faccia un gol. Quindi diciamo che abbiamo avuto una supremazia noi, al contrario loro, e secondo me con un tempo a testa è un pari giusto, anche se noi, ripeto, non giochiamo mai per il pari. Però ho sicuramente delle cinque partite la più brutta. E anche l'unica dove la Cisone non l'ha segnata? Dove non abbiamo segnato e dove non abbiamo subito gol, perché è l'unica che non abbiamo subito gol. Quindi uno, se guarda il bicchiere mezzo pieno, diciamo che è una cosa positiva non prendere gol. Però io che guardo il gioco ti dico che è la partita più brutta che abbiamo fatto. Teo ha allenato questi ragazzi 4-5 anni, quindi conosce tutto di loro, sapeva che Donadio comunque è un giocatore ottimo e quindi sapevo che, che veniva a prenderlo a uomo. Infatti abbiamo giocato, abbiamo sentito tutto il tempo a uomo, su Beppe, a uomo, quindi era scontato, però noi sappiamo che è così in generale e quindi dobbiamo trovare le giuste alternative. Le altre partite le abbiamo sempre fatto, oggi abbiamo fatto molto più fatica. Sono affrontate due squadre buone e quindi ritmo molto alto, pressing continuo da entrambe le parti in tutte le zone del campo, quindi quando c'è questo ritmo così elevato è anche più facile sbagliare, quindi faceva anche caldo, quindi degli errori tecnici ci possono stare. Secondo me è stata una partita molto intensa, molto equilibrata e purtroppo abbiamo avuto un'occasione importantissima che, sono convinto, fatto quel gol lì vincevamo la partita. E stiamo dando continuità anche perché abbiamo cambiato tanto e stiamo trovando il giusto equilibrio. Le prestazioni Colico e Lissone stanno dimostrando questo. Comunque, Colico abbiamo dominato e abbiamo meritato di vincere. Oggi, secondo me, se una squadra doveva vincere, eravamo noi. Inevitabile la domanda sul fatto che incontravi per la prima volta da avversario la Cisone. È stato bello, emozionante, soprattutto a vedere i ragazzi che ho allenato per tanti anni. E sicuramente c'è un effetto reciproco, è stato bello. Io volevo vincere, ma non perché giocavo contro Lissone, perché voglio vincere sempre. E quindi sono abbastanza rammaricato perché meritavamo di vincere.